Allora signora, ci spieghi, lei è andata al supermercato, ha fatto la spesa e la fortuna gli è venuta incontro. Le hanno dato un biglietto legato a una vincita. Una vincita alquanto insolita. Ho vinto l'uomo ideale, un ragazzo che per 2 giorni verrà a casa mia a fare le pulizie. Un bell'uomo. Da quello che ho potuto vedere, certamente. È rimasta stupita. L'avevo già visto in internet. Comunque sì, sono rimasta stupita. Ciao a tutti, sono Federico Andrea Giovensati, ho 28 anni, da che ho 17 anni che abito in Italia. È felice di questa vincita? Beh sì, sono felice soprattutto per il fatto che se questo ragazzo per 2 giorni viene in casa mia a pulire, questo non mi dispiace sicuramente, anche perché da pulire ne troverà sicuramente, quindi... E comunque a casa so fare quasi tutto, visto che abito da solo. Suo marito è geloso. Mio marito ha detto, finalmente arriva uno a pulire, chissà che per una volta la nostra casa sia splendente. La specialità è fare la carne argentina, e a me piace un casino. Ma con l'uomo ideale non uscirà per andare a cena o per andare a teatro? Assolutamente no, mi limito solo alla pulizia della casa. Mujeres italianas si me votan, las espero todas a casa. Lei sta suscitando anche la gelosia e l'invidia di tante donne. Ma probabilmente sì, ma sì, mi hanno detto in effetti che è già stato vinto, è fortunata la signora. Avrebbe partecipato? No, perché ce l'ho già. Mi sembrava un concorso sciocco, sinceramente. Non lo farei mai? No, io non ho tempo. Finalmente l'uomo è al servizio della donna. Si parla di pari opportunità, c'è una legge, però secondo me le pari opportunità, diciamo, non sono proprio pari opportunità, nel senso che la donna è comunque sempre svantaggiata rispetto all'uomo. Ci sono donne che lavorano e quindi dopo il lavoro devono anche accudire i figli, devono fare le pulizie, e quindi è un doppio lavoro.